Un grande amore, un grande legame della città di Napoli con il suo patrono, con il suo santo, che è veramente il santo della città, di tutti. Io credo un santo che riesce ad unire anche gli atei insieme ai cattolici. In secondo luogo, io sono assolutamente d'accordo sulla laicità e soprattutto sono d'accordo di non andare a modificare ciò che sta in piedi da 500 anni, anche forse qualcosina in più. Nello stesso tempo però mi auguro che insomma San Gennaro non venga trascinato nelle carte da bollo pure lui, nei cavilli, nei commi e negli articoli. Quindi io credo che insomma il messaggio forte che stiamo cercando di dare, niente diaspore, niente litigi, niente sotterfugi, lasciamo le cose come stanno, se c'è da migliorare chiaramente, come sempre nella storia, statuti, composizioni eccetera, ma credo che San Gennaro è veramente il santo della città, di tutti, e anche il tesoro di San Gennaro, tutto quello che ne consegue, le sculture, i dipinti, i tesori, gli ori, insomma è della città. Insomma, questo non deve diventare un argomento, secondo me, né di scontro politico né di diaspore tra la città e la curia. Io penso di aver dato un segnale di distensione da questo punto di vista, ma anche di convinzione del fatto che quello che la storia ha messo in campo per oltre 500 anni non può essere modificato con un decreto, con un comma e con una cosa. Quindi lasciamo le cose come stanno, che porta pure bene, tra l'altro.